Quanti anni avete? Noi 16, 17. 16, 17 anni. Questo parco lo frequentate? Sì. Tutti i giorni? Più o meno sì. Quindi vedete quello che succede? Sì, sì. E quindi vedete anche chi viene a vandalizzarlo? Certo. Sì. A quali episodi avete assistito? Del genere, a togliere pietre, a dare fuoco alla giostra. Okay. Avete visto che incendiare la giostra? Sì. Incendiare la siepe? Sì, come? Rompere i lampioni? Sì, raccocchiano tutti i giornali, li mettono agli angoli, li accendono. E voi state lì a guardare? Beh, non possiamo fare niente, se non fa l'autorità dobbiamo farle noi. Quindi. Perché non dite a questi vandali, chiamiamoli così, che è una cosa anche loro questa, che non si tratta così? Ma noi ci limitiamo alla nostra difesa. È pericoloso. Sì. Cioè, non si sa mai come può reagire una persona che accende il fuoco. Non è mai uno solo, ma sono in tanti. Siete stati mai minacciati del tipo non si visto road, queste cose di questo tipo? No. Perché alla fine non interessa niente a nessuno, perché sanno che qua dentro non c'è nessuno che può poi andare a dire sono stati loro, perché non c'è né telecamere, non c'è niente, nessuno che controlla, niente. Questa è una zona franca in cui ognuno può fare quello che vuole. Infatti, è meglio allontanarsi. Noi con le ragazze ci allontaniamo sempre dalla zona dove succedono queste cose, proprio per evitare situazioni critiche. Quando è stata l'ultima volta che è successo qualcosa? Più di una settimana fa, col fatto delle pietre. E le escono, perché alla fine non sono nemmeno così, perché una volta che hanno tolto una si le levano tutte. E quindi li prendono, magari sì, li lanciano. Si divertono così.